oggi, bambini, siamo qui per salutare la Vittoria Alata, che fra qualche giorno partirà per Firenze. Per accompagnarla in questo suo viaggio, oggi creeremo e indosseremo come lei un paio di ali. Da qualche giorno la sala della Vittoria Alata Santa Giulia è vuota. La statua infatti è stata spostata all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, dove l'attende un viaggio alla conoscenza anche di se stessa, potremmo dire. In questi spazi, nelle ultime settimane, si sono avvicendati archeologi, storici dell'arte, tecnici, specialisti, addirittura ingegneri, esperti di fisica, ma anche visitatori, turisti, che sono venuti semplicemente a salutarla con l'auspicio di rivederla tra circa un anno e mezzo, cambiata e forse ancora più bella di quello che pare a noi oggi. Il viaggio che stiamo per intraprendere sulle ali della Vittoria Alata riguarda sia il restauro vero e proprio della statua, e quindi la pulitura delle superfici e la verifica statica della Vittoria, sia la sua conoscenza. Per la prima volta nella storia di questo bronzo avremo infatti la possibilità di analizzare la statua nella sua interezza e speriamo di poter dare una risposta alle domande a cui fino ad ora abbiamo risposto solamente formulando ipotesi. Dove è stata realizzata? Perché? E quando? Ma soprattutto potremo stabilire con certezza il suo effettivo stato di salute. L'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, per la sua lunga tradizione e le competenze integrate che è in grado di fornire, è senza dubbio l'istituzione ideale per accompagnarci in questo viaggio, nella storia della Vittoria Alata, ma anche della nostra città. Siamo sul podio del Tempio Capitolino di Brescia. Questo luogo è stato fatto costruire nel 73 d.C. dall'imperatore Vespasiano per celebrare una grande vittoria militare. È proprio qui, nel 1826, che viene ritrovata la Vittoria Alata, e viene ritrovata grazie a una sottoscrizione di cittadini, perché alcuni cittadini bresciani decisero di finanziare autonomamente gli scavi che portarono alla luce la Brescia romana. Oggi come allora, a quasi un secolo di distanza, altri cittadini bresciani, imprese, liberi cittadini, professionisti, hanno deciso di dare un contributo importante, un contributo possibile grazie ad una legge che si chiama Arbonus, che dà dei vantaggi fiscali a chi dà donazioni in cultura. E i 610.000 euro che abbiamo trovato fino ad oggi ci permettono non solo di restaurare questa scultura magnifica, ma in futuro, nell'immediato futuro, spero prestissimo, di riposizionarla proprio qui, al Capitolium, di modo che tutti coloro che verranno a visitarla la visiteranno nel luogo in cui è stata trovata.